parliamo di un grande della nostra patria, della RAI, Sergio Zavoli. Per tutta la sua lunga vita ha avuto un grande amore la televisione e la passione che ha guidato Sergio Zavoli nei suoi 96 anni di lavoro. È stato un intellettuale perché sapeva guardare oltre il presente, è stato un grandissimo giornalista, direttore di giornali, del giornale radio, con direttore del TG1 e presidente della RAI, e la ricerca della verità l'ha tradotta nelle sue inchieste. Vediamo questo ritratto del grande maestro Zavoli fatto da Alessandro D'Alessandro. Ha scritto la storia del giornalismo televisivo in Italia. Scrittore politico Sergio Zavoli ha segnato l'informazione in TV con la sua personalità e carisma. Da Processo alla tappa, creato nel 1962, dedicato al Giro d'Italia, alla Notte della Repubblica, la sua voce inconfondibile metteva gli ascoltatori a proprio agio. Buonasera. 8 anni dopo il 68, la controcultura giovanile vive una seconda utopia. Competenza, serietà, partecipazione emotiva ma priva di enfasi, Zavoli sapeva come rivolgere agli interlocutori le domande più scottanti. Nato a Ravenna ma cresciuto a Rimini, amico di Fellini, al quale sarà sempre legato, nella città romagnola muove i primi passi da cronista. Poi comincia la sua avventura in Rai nel 1947 al giornale radio e dal 67 alla TV, realizzando inchieste, rivoluzionando il linguaggio e dirigendo settimanali di altissima qualità come TV7. Nel 1972 realizza Nascita di una dittatura, nel 50° anniversario della Marcia su Roma, con il suo stile equilibrato e coinvolgente. Presidente della RAI dal 1980 all'86, Zavoli ha sempre avuto un'attenzione alle sofferenze e drammi delle persone in difficoltà, sempre pronto a entrare nelle case degli italiani con quella misura e senso di umanità che lo hanno reso unico. Ho con me Paolo Omieri, giornalista, storico, autore di grandi inchieste, e io con lui voglio ricostruire, tentare di ricostruire il ritratto di un grande giornalista. Per tutti noi che facciamo questo mestiere in RAI è stato un grande maestro. Abbiamo parlato di una Zavoli che ha superato un po' sempre il presente. Zavoli è andato sempre oltre e in tutte le sue trasmissioni ha sempre visto qualcosa che gli altri non vedevano o vedevano dopo tanti anni. È stata una vera e propria televisione innovativa la sua, è così Paolo? È vero, è stata innovativa già quando faceva la radio, perché la sua prima cosa celeberrima fu una serie di interviste a monache di clausura, si chiama Clausura, il programma alla fine degli anni 50, nel 58, che ebbe riconoscimenti, fu addirittura, cosa rara, tradotto in altri paesi. Poi, come tu ricordavi, il processo alla tappa. Il processo alla tappa sta, il segreto più che nella tappa sta nella parola processo, cioè applicava metodi da giornalismo investigativo attorno appunto a una tappa del Giro d'Italia. E poi tutto il resto, tutte le cose che tu hai già ricordato. Oggi le ripercorreremo insieme, le vedremo. E intanto però possiamo dire che lui ha firmato una trasmissione storica che è Nascita di una dittatura nel 1972. Vediamo qualche immagine e poi ne parliamo. Autunno 1924. Il fascismo è sotto accusa per l'uccisione di Giacomo Matteotti. Per gran parte dell'opinione pubblica, Mussolini è il responsabile del clima di illegalità che ha generato questa ed altre violenze. Onorevole Pertini, lei stesso ha subito diverse condanne da quel tribunale ed ha vissuto la pesante esperienza del carcere di Santo Stefano. Mi inviarono all'ergastolo di Santo Stefano perché io al tribunale speciale accolsi la sentenza di condanna al grido di viva il socialismo e abbasso il fascismo. O non soltanto io, intendiamoci. Tengo a dire che nella mia non è una vita eccezionale. La monarchia, che si è fatta garante del nuovo corso politico, ne avvallerà lo sviluppo. È su queste premesse che Mussolini consoliderà prima il suo potere e costruirà poi la dittatura. Una trasmissione che nel 72 era coraggiosa. E ricordiamo anche ancora lui, adesso. Anche bravo Paolo. Lui si avvalse di Renzo De Felice, lo storico aveva del fascismo. Aveva Renzo De Felice, poi aveva Ede Kosser e Luciano Onder, due collaboratori importanti, preziosissimi, che furono, lavorarono, poi altri professori universitari. Ma poi il segreto è che in pieno, eravamo ancora nella guerra civile dei cervelli, dava la parola, come abbiamo visto,
ad antifascisti, ma per rigore storico la dava anche a ex fascisti e andò a trovare tutte le persone sopravvissute che erano in grado di raccontare quell'epoca, per cui per noi è ancora un archivio importantissimo. Hai detto una cosa molto importante, anche oggi abbiamo difficoltà ad avere questo tipo di trasmissioni, perché nel DNA dell'italiano probabilmente c'è la faziosità, cosa che Zavoli non ha mai avuto. No. Cioè Zavoli aveva delle idee precise, lo sappiamo, poi è era entrato anche in politica, era, nel 2001 sì. Ha partecipato a 3 legislature, però riuscì a fare delle inchieste con rigore, sobrietà e soprattutto con una visione di insieme, come hai detto te benissimo, faceva parlare sempre. Guardate, questa è una cosa fondamentale, poi adesso credo che ne parleremo, nella notte della Repubblica diede la parola a dei terroristi e questo sembrava anche allora, però lui voleva sentire la voce dei buoni e la voce dei cattivi, capendo una cosa fondamentale della storia, che a volte i buoni non sono così buoni e i cattivi non sono, e i cattivi non sono così cattivi. Tu più di altri puoi capire il lavoro di Zavoli, perché tu stai percorrendo e certo. Naturalmente lo fai egregiamente, un giornalismo che però è attento anche alla storia, all'inchiesta storica, quella rigorosa. E hai citato forse il programma che più di tutti, almeno quelli della mia generazione, hanno nel cuore, La notte della Repubblica, andare in onda nell'89-90, un periodo difficilissimo dove si contavano i morti degli anni di piombo, e noi ne vediamo insieme un frammento. Buonasera. 8 anni dopo il 68 la controcultura giovanile vive una seconda utopia. Nasce il movimento. Il 7 aprile inizia a Padova il processo contro l'autonomia, è lo snodo ideologico del 77. Ecco, ricomposto sin dal primo tassello quel complesso e drammatico mosaico. Vedrai, vedrai, vedrai che cambierà, forse non sarà domani. Ma un bel giorno cambierà. Io rivedendo queste immagini, Paolo, devo dire che era parecchio tempo e non vedevo. Io trovo veramente una televisione modernissima. Anche l'idea di mettere Tenco, mi sembra, no? Sulle immagini di scontri di piazza, era qualcosa che all'epoca non era proprio. Ma infatti Sergio Zavoli, tutti pensano così, che sia solo il prodotto finito. Ma era un curatore di dettagli e di assonanze, appunto, hai notato giustamente, vedrai, vedrai di Luigi Tenco, una canzone malinconica, mentre ci sono gli scontri di piazza. In piazza, cioè qualcosa. E anche tutti questi programmi, era un documentario seguito da un dibattito in studio. Già nel documentario c'era un protagonista e poi il dibattito in studio. Ma metteva insieme anche lì o giornalisti o testimoni, i più diversi e i più bislacchi come associazione mentale. Niente era ovvio nella ricostruzione storica, nel giornalismo, perché il suo segreto era stato quello di non fare lo specialista di un argomento, fossilizzarsi per il resto della sua vita, ma abbiamo visto, è passato dalle suore al processo alla tappa, all'avvento del fascismo, il terrorismo, il fascismo. Tutto, per lui tutto era argomento di curiosità e di soddisfazione, era contento e passava oltre. Poi io ho detto che per me è stato un maestro, come è stato per tantissimi giornalisti, non solo della RAI, e tanti ricordi, tanti cordogli espressi già dalle prime ore. Da quando si è appresa la notizia. Noi adesso sentiamo le parole di Bruno Vespa, sentiamo come lo ricorda Bruno. Con Sergio Zavoli ci ha lasciato il più grande giornalista radiotelevisivo di sempre. Ricordo la radio, perciò dico radiotelevisivo, perché pochi rammentano il suo straordinario documentario radiofonico degli anni 50, Clausura, in cui lui per primo entrò con un microfono in un convento di suore che si erano escluse dal mondo e ne raccolse delle testimonianze assolutamente straordinarie. Di Sergio Zavoli va ricordata la gigantesca capacità narrativa favorita da una voce leggendaria. Ha nobilitato lo sport a livelli letterari, cosa
per, fino a quel momento soltanto possibile a qualche grande giornalista, la carta stampata, raccontando il Giro d'Italia con il processo alla tappa. E ha fatto un grande affresco della tragedia più grossa che è capitata all'Italia nel dopoguerra, cioè gli anni del terrorismo, con la notte della Repubblica. Ma a me fa piacere ricordare lo Zavoli di tutti i giorni, quello che mi ha insegnato il mestiere, anche se per ragioni di concorrenza tra il telegiornale e TV7 io non ho mai potuto lavorare direttamente con lui. Ma guardando i suoi servizi credo di averne imparato almeno in parte la costruzione, e ho imparato molto dai suoi operatori, che erano i migliori che la RAI abbia mai avuto. Siamo stati amici veri e mi fa grande piacere poi essere stato il suo successore alla conduzione, alla presidenza della giuria del premio Guidarello, che nell'arco dei decenni ha premiato i più grandi giornalisti italiani. Paolo, tu sei stato invece direttore del più grande giornale italiano, il Corriere della Sera. Che assonanze ci sono nel giornalismo? Cioè, un grande giornalista è un grande giornalista in qualunque campo. Zavoli era una persona, tra l'altro era molto amico del nostro principale editorialista Enzo Biagi, erano molto amici, hanno vissuto anni insieme. Poi era una persona semplice e curiosa. A me rimarranno impresse due cose di Zavoli. Uno, che all'inizio degli anni 90 accettò quasi contemporaneamente di dirigere la TV di San Marino, che è della RAI, insomma fa parte, e di dirigere il Mattino a Napoli. Si muoveva come una trotta, insomma era già una persona non vecchio ma adulto, in età. E una volta ho sentito un'intervista di Carlo Romeo, che è stato il suo successore alla TV di San Marino, e parlava così con divertimento di questa esperienza. E poi, non è un dettaglio personale, ma due o tre anni fa in gran segreto si è sposato all'età di 93 anni, 94, con una giornalista del Mattino, molto, aveva 43 anni meno di lui, segretamente, dopo essere rimasto vedovo. Era un uomo pieno di vita, era un uomo, andava e veniva fra Napoli e San Marino, si è risposato. Non era solo un grande professionista e il maestro che tu hai ricordato, era anche un uomo pieno di vitalità e ha vissuto fino all'ultimo giorno, essendo Sergio Zavoli, che tutti noi, Bruno Vespa, tu e tutti noi abbiamo sempre conosciuto. Grazie Paolo, naturalmente ricorderemo sempre Zavoli, perché come abbiamo detto e ripetuto è veramente un grande...